Bene, benvenuti alla serie successiva di traduzioni di tutorial da Open Music a PWGL. Iniziamo con il tutorial numero 5. Il tutorial numero 5 in Open Music cosa fa? Prende una serie di 12 note e la traspone e la rovescia, cioè in effetto è retrogrado. Quindi cominciamo a prendere un chord editor, eccolo qua. Lo apriamo, andiamo in modalità arpeggio, selezioniamo la nota con la lettera A, andiamo su 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A questo punto, usando le freccette, scriviamo la serie dell'opera 25 di Schoenberg. Eccola qui, l'ascoltiamo. Perfetto, mettiamola in evidenza e preleviamo i numeri di nota MIDI, li trasponiamo di 3 semitoni. E poi per ottenere il retrogrado, cosa facciamo? Andiamo sul menu Lisp, prendiamo il reverse, che sostanzialmente rovescia una lista, cioè la riscrive dall'ultimo elemento al primo. Prendiamo un altro chord editor, allineiamo il tutto, lo valutiamo e abbiamo sostanzialmente il retrogrado alla terza minore superiore. Quindi questo è l'originale e questo qua è il retrogrado alla terza minore superiore. Mettiamo un po' d'ordine e scriviamo data, da menu data prendiamo il comment box e mettiamo om tut 05. E lo allineiamo con gli altri elementi. A questo punto abbiamo in sostanza tutti gli strumenti per attuare le trasposizioni di una serie, le trasposizioni, le inversioni, le retrogradazioni, insomma tutte le trasformazioni di una serie. Prendiamo questa serie sempre dell'opera 25 di Schoenberg. Intanto facciamo una trasposizione dell'originale. Per cui questo qui è l'originale trasposto alla terza superiore. Se voglio il retrogrado dell'originale, basterà usare l'oggetto reverse. Questo qui è il retrogrado. Se volessi una trasposizione, basterebbe usare la prima soluzione. Per avere l'inversione, cosa faccio? Prelevo gli intervalli dall'originale, quindi vado su num series, prendo x to delta x e quindi le altezze le mando qua dentro. Se io valuto l'oggetto x delta x, vado a vedere, ottengo 1, meno 10, 6, meno 7, che sono i semitoni ascendenti e discendenti della serie originale. A questo punto, cosa faccio? Inverto gli intervalli moltiplicandoli per meno 1 e ricostruisco la serie prendendo dalla prima nota dell'originale, quindi uso in numSeries dx to x con gli intervalli invertiti e prendendo
con l'oggetto First il primo elemento della serie di altezze dell'originale. Mettiamo sempre un po' d'ordine. Per cui avrò sostanzialmente, cioè potrò visualizzare con un altro chord editor l'inversione della serie originale. Per avere il retrogrado dell'inverso basterà utilizzare l'oggetto reverse sulle note dell'inverso. Quindi duplichiamo di nuovo il chord editor e qui visualizziamo il retrogrado dell'inverso. E così otteniamo quello che è il tutorial numero 6 in Open Music nella sua versione per PWGL. E questo è tutto.